Un'ampia pagina sportiva, incominciamo con la pallavolo, le prime indicazioni dalla trasferta di ieri contro l'Adriatica Trani. Davide Castellaneta, coach della pallavolo Cerignola, le ha avute. La gara si concluse con il punteggio di 2-2, ma va rimarcato come, nonostante i carichi di lavoro, le fucsie abbiano fatto vedere un bel gioco. Dopo aver vinto il primo set 25-23, le ufantine commettono un po' di errori, consentendo all'Adriatica Trani di portarsi avanti 2-1, 25-19, 25-11. Ma la quarta frazione, per temperamento e forza di volontà, va alle Pantere, chiudendo 26-24 ai vantaggi. Poco tempo per rifiatare, poiché sabato c'è il secondo impegno al Palla di Leo contro il Castellana Grotte. Si è completato il quinto turno del campionato di Serie A e anche in questo caso c'è stata una sorpresa. Il Torino in rimonta ha battuto il Milan per 2-1 e la crisi all'interno della squadra rossonera si fa sempre più evidente, nonostante i tentativi di difendere l'operato del tecnico rossonero. Per questo risultato il Torino arriva a quota 9 punti, raggiungendo Napoli e Cagliari, mentre per il Milan, che rimane a quota 6, frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte. È tutto per questa edizione di Nuovo Giorno, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24 con il TG Flash a metà giornata. A più tardi.